di nuovo in diretta dal campo operativo di Forme di Massa d'Albe. Gli ultimi aggiornamenti: sono tre i corpi degli escursionisti di Avezzano ritrovati fino a questo momento. Dei tre corpi, solamente uno è stato identificato. Si tratta di quello di Valeria Mella, il primo appunto trovato sotto diversi metri di neve. Secondo tutte le informazioni ufficiali che arrivano da chi sta coordinando le ricerche, ricordiamo carabinieri, vigili del fuoco, polizia, unità cinofile che sono risalite in quota questa mattina. Le ricerche, stando agli ultimi aggiornamenti, stanno per essere interrotte a causa delle cattive condizioni meteo che si stanno verificando in quota. È veramente proibitivo in questo momento per i soccorritori andare avanti. Non è stato ancora individuato il quarto corpo degli escursionisti, per questo si continuerà a cercare e, stando appunto alle ultime notizie che ci sono state fornite, le ricerche dovrebbero riprendere domani mattina, quindi siamo qui al campo base. Dovrebbero partire a breve le operazioni di evacuamento dell'area, di evacuazione, scusate, dell'area delle ricerche. Quindi, ricordiamo, sono tre i corpi degli escursionisti trovati e stanno per essere portati all'obitorio dell'ospedale di Avezzano. Questi sono tutti gli ultimi aggiornamenti qui dal campo base di Forme di Massa d'Albe. Torneremo presto in diretta per gli ulteriori aggiornamenti e tutte le novità che riguardano questa giornata di ricerche, la prima dopo quasi un mese di operazioni che ha dato i risultati, purtroppo risultati drammatici.